Entra nel vivo il carnevale di Putignano, oggi pomeriggio la prima sfilata dei carri. Il biglietto a pagamento e il maltempo non hanno scoraggiato i tanti visitatori, come ci racconta Renato Piccoli. Se perdiamo l'umanità che ci distingue dagli animali, alla fine ci trasformiamo in mostri da mettere in gabbia. Un gorillone e una belva del passato camminano liberi, mentre l'essere umano è rimasto intrappolato nei suoi sbagli. Ribellione selvaggia è il carro che apre la sfilata della 623ª edizione del Carnevale di Putignano. A pochi metri, il Minotauro infuriato, nome del secondo gigante di cartapesta, è mostruosa mente umana. Il mondo contemporaneo ci è rinchiuso in un labirinto e solo l'amore e l'intelligenza possono salvarci. Ispirarono Arianna a donare un gomitolo per far trovare la strada a Teseo nei cunicoli in cui venne rinchiuso. Al momento ci siamo ridotti ad essere selfie della gleba. Il nome del terzo carro è spunto di riflessione per gli amanti dei social. Non bisogna correre il rischio di diventare schiavi del desiderio di apparire. Quel che ci manca è un po' di sapienza, rappresentata nel carro mostruosa ignoranza da un amabile gigante blu che tiene in mano un libro, vuole insegnare il giusto, il buono e il bello a un bimbo distratto che gli balla sulla testa. L'orrore dei femminicidi è messo in scena da istinto animale, un furioso gorilla in preda all'ira, intorno tanti cavalieri che ballano dolcemente con le loro dame. Chi ha tempo non aspetti tempo, la scienza in pochi anni, più che progresso, ha portato danni, ora bisogna fare presto e correre ai ripari. Chiude la sfilata il primo carro in bianco e nero della storia del Carnevale di Putignano, protagonista Frankenstein, da tutti considerato la creatura mostruosa per eccellenza. In poche parole, possiamo vivere in un mondo a colori, il bianco e nero, lasciamolo ai mostri.